Buonasera e benvenuti alla prima partita del campionato di Serie D di calcio a 5, Regione Lombardia, tra le formazioni dell'Amo Sportiva e il Master Team. Questa sera, dicevamo appunto, parte la nuova stagione che vedrà impegnate le squadre praticamente per una buona fetta della stagione. Nella regular season, dopodiché sono previste per la Serie D i playoff che assegneranno il secondo posto di accesso alla C2, perché la C2 è la prima squadra che vince il campionato, passa in maniera diretta. Si affrontano, come diciamo, le squadre dell'Amo Sportiva e del Master Team, due squadre che non sono mai affrontate e che praticamente partono con ambizioni abbastanza diverse per certi aspetti. L'Amo ha una storia di ormai di 3 anni e quindi quest'anno cerca di proporsi perlomeno nelle zone alte della classifica, mentre il Master Team è una squadra nuova e praticamente ha un approccio di fatto quindi estremamente, diciamo, tranquillo, nel senso che potrebbe essere la rivelazione del campionato, ma potrebbe anche accontentarsi poi alla fine di un campionato decoroso. Per cui staremo a vedere come si svilupperà quindi nel corso della stagione e quali saranno le opportunità che verranno riservate alle due squadre. Iniziamo quindi a entrare nel merito della partita e vediamo subito che le squadre praticamente stanno fondamentalmente studiandosi praticamente, e di fatto in questo momento l'Amo è in possesso di palla con il capitano, che è Baga, che cede alla Villa, cerca la profondità con una diagonale centrale che Baga però non intercetta e di fatto la palla si perde a lato. C'è una rimessa in gioco da parte della squadra ospite. Vediamo il giocatore numero 7, Isocaro, che ha scambiato la palla con Bianchi. C'è una manovra abbastanza di studio, ripetiamo, in questo momento, e c'è un primo fallo fischiato a favore dell'Amo per una spinta subita dal capitano Baga. Calcio punizionato da Villa, che scambia con Baga ancora su Villa, da Villa profondità per Molinari, ed ecco che c'è una ripartenza squadra ospite che si perde però sul fondo. Cedo la linea al nostro telecronista ufficiale Andrea, a cui peraltro do il benvenuto, e voglio subito chiedere una domanda in merito alla squadra che lui segue come responsabile diretto, alla Juniores della squadra di Savagna. Cosa pensi, Andrea, di questa annata della tua squadra? Buonasera a tutti, secondo me è una buona annata, c'è la possibilità di fare sicuramente bene, e attenzione qua, l'Amo Sportiva ha rischiato tantissimo su una palla incerta, la palla stava finendo in rete. Villa tenta la progressione, Molinari cerca l'intervento, palla De Marchi, scaricata subito su Molinari, da indietro retropassaggio per Baga, Litterio, Baga cerca l'uno di andare davanti da solo, rimessa laterale per la squadra avversaria. Rimessa dal fondo, batterà il nostro portiere Stefano De Marchi, scarica subito su Villa,
avanza col pallone, Vaga scarica su Litterio, ottima azione dell'Amor, Lillo quasi vicino al gol, attenzione, incredibile. Riparte subito il Master Team. Molinari copre il pallone e rimessa laterale per l'Amor Sportiva. Sembra aver accusato il colpo Molinari, anzi no. Villa imposta l'azione, scarica Baga. Mangano cerca di recuperare Molinari. Cerca il lungo linea per Baga. Rimessa laterale per l'Amor Sportiva. Rimessa laterale, battuta male, contropiede del Master Team, vicinissimo al gol, contropiede molto pericoloso, concesso una leggerezza dalla parte dell'Amor Sportiva, ma ha rischiato veramente tanto. Villa in verticale per Baga, ancora Villa dietro per Baga, rimessa laterale per l'Amor Sportiva. Retropassaggio per Villa, Molinari viene a prendere lungo linea, Baga davanti alla porta, Villa si coordina, rimessa laterale per il Master Team. Il numero 9 porta palla, si accentra. Ecco qua il 7, Visocaro, rimessa laterale per il Master Team. Comincia a sentirsi anche l'allenatore dell'Amor, Andrea Borghi. Ancora circolazione della palla del Master Team che arriva nella metà campo dell'Amor. Attenzione, attenzione, grandissima parata di De Marchi, difesa completamente fuori ruolo, riesce il portiere a salvare il risultato. Il numero 9 è chiuso, Baga chiude, il 6, gol del Master Team, numero 6, Coniglio Andrea segna, difesa dell'Amor praticamente immobile, il giocatore a tu per tu con il portiere non ha sbagliato, si batte immediatamente, Baga recupera, laterale per Villa, si accentra il pallone per Molinari che sbaglia lo stop, sbaglia lo stop, contropiede, continua, ha provato due volte la boa del Master Team, ma ha trovato per due volte il muro dell'Amor Sportiva. Villa, Mangano, fallo, calcio di punizione per l'Amor Sportiva, la battuta è affidata a Villa, l'arbitro è pronto a fischiare, ecco arriva il fischio, intercettato il pallone, contropiede, attenzione ancora Coniglio sbaglia, grandissimo intervento di De Marchi, ancora non è finita, grande, un secondo intervento su De Marchi. Sul tiro di Visocaro, un tiro molto ravvicinato, ma il portiere dell'Amor non si fa sorprendere. L'Amor sta soffrendo in questo primo tempo, concede un po' troppo forse in fase di impostazione. Coniglio amministra l'azione per il Master Team, movimento, Baga cerca di, ancora in attacco, attenzione, Villa interviene, smorza il pallone, Mangano, rimessa laterale per Villa che va subito a calciare Molinari, Villa subito per Baga, messa in mezzo, Mangano davanti al portiere non sfrutta l'occasione,
ma si riparte immediatamente. Villa, Villa in posta subito per Mangano, palla sul fondo, si riprenderà con una rimessa da fondo per il portiere Grizzoli. Numero 6 Coniglio sta impostando l'azione per il master team, torna indietro per il 3 Mucedola. Fischiato l'arbitro ha ritenuto un intervento di Baga falloso e così si riprenderà con un fallo per il master team. Tanto si sta scaldando per l'amo sportiva Rugle. Palla viene messa in mezzo, attenzione, pericoloso, Molinari, contropiede dell'Amor, Molinari, Molinari! Non va, cerca di sfruttare gli spazi della difesa del Master Team, ma è riuscita a chiudersi immediatamente. Si riparte subito con una ripartenza da dietro, Mangano per Villa, Baga, indietro per Mangano, scarica su Villa. Baga, Baga, scivola sul pallone, palo! Attenzione, il pallone è ancora lì, riparte in contropiede del Master Team. Numero 5, Lomuscio, Lomuscio va al tiro! Un De Marchi davvero superlativo, perlomeno in questo primo frangente di partita. Palla per il 6, Coniglio l'autore del gol. Mucedola cerca di andare, Baga interviene e mette in fallo laterale. Si ripartirà appunto con un laterale del Master Team che lo batte immediatamente. Impostazione, Coniglio. Coniglio va a prendersi il pallone! Con una gamba tesa ruba il pallone a Molinari, meno male più che altro perché era un'azione molto pericolosa. Primo time out per la squadra di casa. Che sito si può vedere? Piero da saronno.it. Abbiamo i due allenatori delle due squadre, danno consigli a tutti i giocatori. Vediamo soprattutto l'allenatore della nostra squadra che incita i nostri giocatori appunto per rilanciare la loro grinta, la loro determinazione e soprattutto la loro concentrazione. Il gioco sta per riprendere e inizierà l'Amor, effettuerà una sostituzione, uscirà Davide Molinari ed entrerà il numero 7 Alessandro Rugle. Ok, ecco, rinizia il gioco, subito tocca palla il neo entrato Rugle. Baga scarica su Rugle, che allarga subito su Villa che sbaglia il passaggio. Numero 3 del Master Team gioca subito per il 10, sesto, ancora per il 3 Coniglio. Numero 10, sesto, tenta di girarsi, Baga intercetta il tiro e si riprenderà con una rimessa laterale per il Master Team. Arriva il pallone al numero 8 Perrucci, giocato indietro a Coniglio, fallo di Villa che con irruenza si getta sul pallone ma prende l'avversario. Numero 10 sesto non sa cosa fare, l'amo sportiva si sta chiudendo bene. Numero 6 Coniglio pressato da Mangano, va via Mangano, riesce a metterla. Per il 10 sesto prende il fallo,
Coniglio ancora, sesto, verticalizza, attenzione, passaggio effettuato per il numero 5 Lomuscio, stava andando via a Villa, anzi si è girato ma fortunatamente il pallone è uscito. Baga verticalizza per Rugle, Rugle tenta il numero, Baga ancora, pallone in possesso, calcia ma sbatte contro le gambe di un difensore, torna indietro, Villa avanza, Baga, Mangano al volo, prova su, una, su un passaggio al volo di Gabriele Baga ma non controlla il pallone e finisce fuori. Il numero, ecco il master team nella metà campo dell'Amor Sportiva, sesto, tiene il pallone, apre per Rucci, zona pericolosa, attenzione, Rugle, contropiede, decide di andare da solo, ne ha tre su di lui, pallone finisce in rimessa laterale per l'Amor Sportiva, va a battere Mangano, scarica subito su Villa che tenta subito il tiro, ma attenzione, Ferrucci del Master Team ha preso il possesso del pallone, tranquillamente lo scarica dietro a Coniglio, avanza Coniglio, avanza, avanza, scarica subito su Ferrucci che riapre su sesto, un pallone è arrivato Lomuscio ma Mangano intercetta e mette fuori, apertura su Coniglio che si ferma, aspetta i compagni che effettuano il movimento, ancora lui sembra essere il fulcro del gioco, Coniglio riceve sempre il pallone, Lomuscio scarica, tira, calcio d'angolo per il Master Team, attualmente serve qualcosa di nuovo all'Amor Sportiva, mi manca un po' di brio, calcio d'angolo, sesto, molto pericoloso, ancora lasciato completamente libero, un'altra sostituzione per l'Amo Sportiva, esce Mangano numero 10, entra Eros Brescia numero 4, scarica subito su Baga, verticalizza per Villa, tiene il pallone, cerca di passare centralmente, attenzione, De Marchi recupera, scarica su Eros Brescia, avanza, non c'è intesa tra Villa e Brescia e il pallone finisce a lato per il Master Team. Numero 4 Fazzarri verticalizza per il per l'otto, Perrucci, Perrucci continua a tenere palla, attenzione, attenzione, contropiede del Master Team effettuato dal numero 5 Lomuscio che ancora una volta ha trovato il muro invalicabile del nostro portiere De Marchi che ha fatto davvero un ottimo intervento, continua a soffrire l'Amor Sportiva il gioco della squadra avversaria, De Marchi scarica su Villa, Eros Brescia va a recuperare una verticalizzazione, ancora Villa, Rugle si accentra ma Perrucci mette fuori, è rimessa per l'Amor Sportiva, scambio ravvicinato tra i due, Rugle verticalizza su un ottimo movimento di Baga ma gol dell'Amo Sportiva da rimessa laterale, Baga passa ravvicinatamente a Rugle che con un destro insacca alle spalle del portiere avversario, dai Amor, dai, ecco qua, scarica sul 5, si riparte, rimessa laterale per l'Amor Sportiva, Rugle batte ravvicinato per Baga, ancora Baga riceve il pallone da Edoardo Melosi appena entrato, Edoardo Melosi è andato a sostituire il numero 6 Villa, troppa irruenza nel fallo, Edo subentra, entra subito in partita ma commette un fallo che viene già battuto il numero 8 Ferrucci dell'altra squadra, verticalizzazione per Lomuscio che cerca di andare via, va via Melosi, anche Brescia raddoppia, calcio d'angolo per il Master Team,
batte lo moscio, arriva sul pallone, arriva sui piedi di Sesto che tenta il piattone ma il pallone finisce fuori. Rimessa laterale di De Marchi, lunga per Eros Brescia che allarga su Rubio che tenta il numero ma il pallone finisce al portiere del Master Team. Mazzarri per il numero 10, Sesto, Eros Brescia lo va a pressare, lo muscio pressato da Baga, Eros Brescia inciampa sul pallone ma lo tiene, grande grinta di Eros, Lamo sta effettuando un pressing alto, rende difficile la possibilità di giocare il pallone, verticalizzarlo. Pallone, eccoli qui, ancora Baga, tenta il pressing alto, ora è più contenuto come pressing, ma comunque mette in difficoltà i giocatori del Master Team, che tentano una verticalizzazione ma finisce fuori e si riprenderà con una rimessa laterale. Batterà Rugle, scarica immediatamente su Baga, allarga su Melosi, Melosi ridà a Baga, Baga mantiene un po' il pallone, cerca la verticalizzazione per Brescia, c'è, viene, cerca un fallo ma l'arbitro non è d'accordo, contropiede dell'Amor Sportiva, Rugle ha tentato l'azione solitaria, viene fermata da Lomuscio che esce ed entra il numero 2 Geronimo. Rugle tenta, attualmente ci sembra Alessandro Rugle il migliore in campo, è appena uscito il numero 9 Gabriele Baga, è entrato il numero 11 Francesco Melosi. Calcio d'angolo per l'Amo Sportiva, si appresta a batterlo Edoardo Melosi, Rugle va a prendere il pallone, ancora angolo, azione confusa, sarà sempre Rugle a battere il calcio d'angolo, Melosi in corsa, tenta il tiro e palo esterno per l'Amo Sportiva. L'Amo Sportiva che sta crescendo in questa seconda parte del primo tempo. Verticalizzazione di Sesto per il numero 2 Geronimo, la palla finisce lato, rimessa laterale per De Marchi che batte velocemente su Edoardo Melosi, porta palla, verticalizza per Eros Brescia, è costretto a tornare indietro Edoardo Melosi, ancora avanza, siamo nella metà campo avversaria, apertura per Rugle di Francesco Melosi, Rugle è costretto a tornare indietro, non c'è spazio, gioco riprende, verticalizzazione di Melosi per Rugle, ha tentato, numero di Sesto che mette in difficoltà la squadra, incredibile contropiede ravvicinatissimo per il Master Team, numero 10 Sesto ha preso un palo e a tu per tu con il portiere è riuscito a mancare il tapin. Eccezionale l'intervento di Eros Brescia che ha salvato letteralmente la nostra porta. Calcio d'angolo comunque per il Master Team, ancora Sesto ci prova, palla sul fondo, rimessa laterale, sarà Melosi a batterlo, esce Eros Brescia intanto numero 4 e rientra Villa numero 6. La palla adesso è di Edoardo Melosi che scarica male a Villa ma recupera immediatamente Edoardo Melosi, scarica il fratello, ancora viene anticipato il numero 11 dell'Amor dal numero 2 del Master Team, apertura di Melosi, Villa tenta il numero, non c'è spazio, comunque giocatori dell'Amor abbastanza statici, rimessa laterale per il Master Team, Melosi fa scorrere il pallone, arriva fino a De Marchi che scarica immediatamente su Edoardo, avanza Edoardo, verticalizza per Villa che va via, grande coordinazione, grande tiro ma ha trovato la risposta del portiere Grasilli che para e manda in angolo,
batterà il calcio d'angolo Villa, allora scarica il pallone su Rug, va al tiro, ma ancora secondo calcio d'angolo, succede qualcosa in aria, Melosi a terra. Rimessa dal fondo, Grasilli per il numero 6 Coniglio, al numero 9 Villa chiede una rimessa laterale ma il pallone non era uscito. Numero 9 del Master Team, Bianchi scarica su Coniglio, numero 2 Geronimo pressato dal nostro 11 Melosi, e c'è pressing alto adesso dell'Amor Sportiva. Verticalizzazione per il 10, sesto, ma contenuto dal nostro difensore Edoardo Melosi. Sesto prova un passaggio in profondità, non si capisce con Bianchi e la palla finisce fuori. Prendiamo, siamo subito dall'altra parte, Villa tenta un lancio lungo, palla ripresa il possesso di Bianchi che va via tra uomini e viene messo giù. Caduto, era andato via tre uomini, Bianchi poteva essere potenzialmente un pericolo. Punizione comunque per il Master Team, sul pallone c'è Sesto, numero 10, vicino a lui rimane Bianchi e si avvicina anche Coniglio. L'unico giocatore del Master Team nella nostra area è il numero 2 Geronimo, parte Sesto e incontra ancora il piede del nostro portiere. Rimessa laterale, ancora Sesto per Bianchi, tiene palla, subito Molinari va a pressare, rimessa laterale per il Master Team. Dietro cerchiamo di uscire da un pressing alto, attenzione, Melosi controlla male il pallone, recupera il fratello Edoardo, interviene in modo duro sul numero 3, il quinto fallo per il Master Team. Attenzione, il primo tempo non è ancora finito. Villa verticalizza per Melosi, Francesco Melosi indietro per Edoardo Melosi che allarga subito per Molinari verticalizza per Villa che gli dà indietro a Molinari, grandissima azione dell'Amor Sportiva, si riprenderà con un calcio d'angolo Villa. Melosi, messa dal fondo per il Master Team, apertura per il numero 3 Mucedola che scarica subito sul 6 Coniglio, scarica su Sesto il numero 10, tiene palla, avanza nella nostra metà campo, numero 3 cerca di andare via il nostro 11 Francesco Melosi, ma la palla finisce fuori laterale, sul fallo laterale. Numero 11 Francesco Melosi passa indietro a Villa, scarica ancora su, allarga su Francesco Melosi che perfetto con un passaggio a scavalcare la difesa raggiunge Villa che era andato in sovrapposizione e coordinato al volo tenta davvero un gran gol, ma la palla finisce sul lato. Da sottolineare, intanto è uscito Edoardo Melosi, al suo posto è rientrato Davide Molinari, numero 9 intanto per il Master. Riprendiamo il pallone alla nostra metà campo, Francesco Melosi, errore di Melosi, Sesto cerca di andare via Melosi, siamo davanti alla nostra area, riesce a darla al numero 3 Mucedola ma che era in corsa e non riesce a controllare il pallone. Rimessa laterale quindi per l'Amor Sportiva, viene affidata a Mangano che scarica subito su Villa, avanza col pallone Francesco Melosi, era partito, rimessa laterale ancora per l'Amor, Mangano riceve palla da Villa, ancora Villa, Molinari scende per recuperare il pallone, ancora Villa, guarda c'è spazio, Melosi tenta di sorprendere la difesa con un altro colpo a scavetto, ma la palla esce, controlla male, Villa recupera, Villa parte, verticalizza per Mangano che apre subito per Molinari,
ha avuto un momento di esitazione, ha tentato un piattone di sinistro che ha mancato il colpo. Sesto dall'altra parte, grandissimo, un'altra parata di Stefano De Marchi, uno dei migliori attualmente della rosa saronnese. Francesco Melosi verticalizza per Davide Molinari che cerca di andare via a Bianco, scarica su Lillo, la palla finisce fuori. Mangano, rimessa laterale, Melosi viene spinto, riparte in contropiede il Master Team con Sestu, ma ancora De Marchi para, lancio lungo per Molinari che non aggancia, riparte il Master Team con Bianchi, ancora va al tiro ma si oppone De Marchi. Villa, lancio lungo per Lillo, a tu per tu con il portiere riesce a toccarla e mette in rimessa laterale. Lillo subito su Melosi, ancora Melosi riceve palla da Villa, deve poi costretto a dare indietro il pallone. Rimessa laterale ancora per l'Amo Sportiva. Villa per Lillo, arriva per Francesco Melosi, un'ottima apertura ma non va. Bellissima azione dell'Amo Sportiva, sta crescendo molto. Verticalizzazione della Master Team con il numero 6 Coniglio, ma niente da fare, si riparte con Molinari. Errore di Melosi che cerca di andare via un uomo, non fischia fallo l'arbitro, il 5 va via. Davvero un ottimo Stefano De Marchi, sta salvando l'Amor Sportiva. Ammonito Melosi, probabilmente per un fallo effettuato in precedenza dove l'arbitro ha dato il vantaggio. Rimessa laterale per l'Amor Sportiva e si conclude così il primo tempo. È riniziato il secondo tempo, palla per l'Amor Sportiva, Villa verticalizza per Rugle, scarica su Baga, dal centro per Mangano, Rugle, ancora l'Amor Sportiva davanti, cerca la verticalizzazione, Baga, attenzione, contropiede del Master Team, Sesto cerca di andare da solo, la palla ancora in possesso della squadra avversaria, Coniglio scarica su numero 8 che tenta un passaggio di prima, la palla finisce fuori per l'Amor Sportiva. Mangano per Villa, ancora Mangano, Baga scarica su Villa, scarica ancora su Baga, Villa si smarca bene, va al tiro e il portiere della squadra avversaria blocca il pallone. Verticalizzazione della Master Team, sta affrettando un pressing alto, ma ecco che ripartiamo. Rugle ha perso l'attimo per il contropiede, si riparte da dietro. Allora Villa per Baga, verticalizza per Rugle che è costretto a tornare indietro. Villa scarica su Baga centralmente, aspetta che dei compagni arrivino in supporto, niente da fare, si deve tornare indietro, non c'è spazio. Ancora verticalizzazione, Mangano, Villa lo verticalizza per Baga che viene anticipato, rimessa laterale per l'Amo Sportiva. Baga scarica su Villa, restituisce immediatamente il pallone a Baga. Lillo scende, ancora Baga scarica ancora su Mangano. Rugle tenta il numero tra tre, riesce a tirare, la palla finisce rimessa laterale, ottima azione, è da ripetere la rimessa laterale, peccato perché Rugle era da solo. Villa prova il tiro sul passaggio di Mangano, calcio d'angolo per l'Amor Sportiva, calcio d'angolo,
vediamo. Baga si appresta a battere il calcio d'angolo, scarica per Lillo vicino, niente da fare, rimessa laterale, ancora rimessa laterale per l'Amor Sportiva, sempre Baga e Mangano, Mangano alla battuta, scarica su Baga e gol! Ancora come nel primo tempo, da rimessa laterale, Mangano scarica su Baga che si coordina perfettamente e segna il 2-1, vantaggio dell'Amor Sportiva. Al gol di Coniglio risponde nel primo tempo Rugle e all'inizio della seconda frazione Baga porta in vantaggio la squadra di casa. Villa, rimessa laterale per l'Amor Sportiva, scarica su Baga, subito su Rugle, ancora su Baga, Rugle verticalizza per Mangano che tenta di girarsi ma viene l'Amor, guadagna una rimessa laterale, Villa, ottima palla in profondità di Mangano per Villa, stava, ed ecco che riparte il Master Team, entra nella metà campo della nostra squadra, il Master Team prende una rimessa laterale, Coniglio, sesto, prova con un tiro a girare che finisce fuori. Dobbiamo concedere queste occasioni agli avversari. De Marchi scarica su Mangano, ancora Mangano verticalizza per Rugle, scambio 1-2 tra Rugle e Mangano ma niente da fare, gli avversari chiudono gli spazi, si riparte con il Master Team, riparte con Coniglio che scarica sul numero 5 Bianchi, sesto nella nostra metà campo, scarica sul numero 5, finta il tiro, si accentra con un passaggio per il numero 9 Bianchi ma niente da fare, rimessa laterale per l'Amor Sportiva, Villa scarica sul vicino Rugle, ancora Villa, avanza, ottimo ingresso di Baga ma per un niente manca il pallone, siamo subito dall'altra parte, Baga recupera un pallone con Lillo apre per Baga, attenzione, sesto, ma ecco Villa riparte in contropiede dell'Amor Sportiva, Villa prova con un tiro insidiosissimo, finisce davvero per poco a lato ed è calcio d'angolo per l'Amor Sportiva. L'Amor ha iniziato col piede giusto questo secondo tempo, Villa prova da una posizione improbabile, rimessa laterale per il Master Team, numero 3 Mucedola batte, non c'è intesa con i suoi compagni, l'Amor guadagna una rimessa laterale subito, attenzione contropiede, Bianchi nell'area si accentra, tira e grandissima parata di De Marchi che subito lancia per Mangano che non controlla e mette in fallo laterale. Numero 6 Coniglio sta impostando l'azione, scarica sul numero 5, verticalizza per il 9, ancora il numero 5 Lomuscio, cerca ancora Lomuscio, l'Amor chiude gli spazi, ottimo anticipo di Baga ma Lomuscio riesce a recuperare il pallone e davanti alla nostra porta, grandissimo intervento di De Marchi, azione, stavamo soffrendo ma l'Amor è riuscito a salvarsi, attenzione, rischia davvero tanto qua con l'incursione di Lomuscio l'Amor Sportiva ma si riprende con una rimessa dal fondo, De Marchi per Baga, scarica su Villa, Mangano fa movimento, si accentra per Rugle che si gira, marcato da Coniglio,
che recupera il pallone. Villa, Villa, Villa cerca di recuperare il pallone con un intervento in scivolata, l'arbitro lo reputa falloso, si riparte subito, Bianchi scarica per Lomuscio, si coordina male, spara in rimessa laterale, si appresterà a batterla il numero 9 dell'Amo Sportiva, Baga, scarica su Villa, lancio lungo per Rugle, è da solo, deve, è costretto a tenere palla e ripartire da dietro, Baga per Villa, cerca la verticalizzazione su Molinari, appena entrato al posto del numero 10 Litterio Mangano. Attenzione, Villa dà una palla rischiosa in mezzo, Bianchi cerca di approfittarne servendo Lomuscio che calcia e manda sul fondo. Ancora riparte l'Amor Sportiva con Villa, e intanto è uscito il numero 9 Baga per il numero 4 dello Brescia, che tenta un tiro dalla tre quarti ma non impensierisce il portiere. Sempre 2-1 per l'Amor Sportiva. Rimette in gioco il pallone il portiere della squadra avversaria. Serve Coniglio che si smarca bene, va al tiro, ma ancora una volta De Marchi salva la propria porta. In mezzo, attenzione! Distrazione dell'Amor Sportiva in difesa. Rimessa laterale per l'Amor. Brescia scarica su Rugle. Ancora su Villa. Verticalizza, cerca la verticalizzazione per Molinari, ma non si intendono i due. Rimessa dal fondo per il Master Team. Numero 12 Grasilli, scarica per il 4 Fazzarri, ancora per il 3 Mucedola, Mucedola ancora, Mucedola subisce un fallo dal numero 7 dell'Amor Sportiva, Alessandro Rugle, fallo per il Master Team, si appresterà con il battere, scarica subito sul numero 4 Fazzarri, ancora sul 3 Mucedola che cerca la verticalizzazione, ma il nostro portiere intercetta il pallone. Riparte Villa, Rugle riceve il pallone, Eros Brescia scende, verticalizza per Molinari che subito cerca di chiudere il triangolo con Eros Brescia, ma non va. Pressing decisamente alto in questo momento dell'Amo Sportiva. Coniglio cerca l'infiltrazione solitaria, arriva nella nostra metà campo, scarica per il numero 4, verticalizzazione per Bianchi, ancora Coniglio, si accentra, Coniglio! Si accentra e va a segnare il gol del pareggio, doppietta per il numero 6 del Master Team, Andrea Coniglio. 2-2 e tutto da rifare. Si riparte, Rugle per Brescia, Brescia ancora per Rugle, c'è poco movimento, è costretto a ridare a Brescia, tenta di scavalcare l'avversario, errore di Brescia, Bianchi, Bianchi davanti al portiere, De Marchi ancora riesce a salvare la situazione, gravissimo errore di Brescia, una leggerezza che poteva costare davvero caro, ma si riparte, Brescia ancora, Villa, Villa, errore di Villa, rimpallo quasi favorevole per il conto che avrebbe potuto favorire il contropiede del Master Team. Niente da fare, Coniglio recupera il pallone, Brescia per Villa, Villa cerca la verticalizzazione per Molinari, fallisce, rimessa laterale per l'Amor Sportiva, Brescia a spazio, calcia, arriva in porta, ma l'intervento del portiere salva tutto. Brescia recupera il pallone, indietro per Villa, imposta per Rugle, Villa ancora, stiamo avanzando, siamo nella metà campo dell'altra squadra, Rugle allarga per Brescia, cerca di verticalizzare per Rugle, niente da fare, ancora pressing alto, lancio lungo, attenzione,
Rimessa laterale per l'Amo Sportiva, è entrato intanto Edoardo Melosi al posto di Villa. Edoardo Melosi porta avanti il pallone, Brescia cerca la verticalizzazione, rischia tantissimo. Rugle va via, Rugle, attenzione, contropiede, contropiede, Edoardo Melosi recupera sul numero 4, Fazzari, Molinari, Brescia, Molinari cerca la verticalizzazione di prima per Melosi, viene intercettato il pallone, rimessa laterale per il Master Team, il numero 4 Fazzari, al numero 8 Perrucci, Grasilli rimette in gioco per il numero 4 Fazzari, scarica sul verticalizzazione del capitano, il numero 3 Mucedola, per il numero 8 Perrucci, che viene fermato in modo falloso dal nostro numero 4 Eros Brescia. Si riprenderà con una punizione per il Master Team. Sul pallone il numero 10 Sesto, Marco Sesto, si appresta, scarica sul numero 4 che tenta un tiro al volo, contropiede, attenzione, contropiede, lancio lungo del nostro portiere Stefano De Marchi per Davide Molinari, ma niente di fatto. Si riparte il Master Team, la partita sembra essersi accesa. Sesto penetra nella nostra metà campo, arriva davanti alla nostra area, tira e ancora una volta De Marchi riesce a salvare il risultato. Ancora Sesto alla palla, si gira tra due, Edoardo Melosi riparte, cerca l'apertura per Brescia, non si intendono in due, anzi no. Rimessa laterale per l'Amo Sportiva, è stata deviata la sfera. Rugle, Rugle cerca di andare, cerca la porta da grande distanza, la trova, ma trova anche un preparato Grasilli che salva e mette in calcio d'angolo. Eros Brescia dalla bandierina, scarica su Rugle che gli viene incontro, non c'era spazio, rimessa laterale per l'Amo Sportiva. Rugle scarica su Brescia, cerca di girarsi, la palla finisce sul fondo per il Master Team, anzi no, scusate, angolo, calcio d'angolo, ci deve essere stata una deviazione. Rugle dal calcio d'angolo, sale il numero 3 Edoardo Melosi, ancora calcio d'angolo, prova con l'infiltrazione in mezzo, serve, cercando di servire Molinari, ma niente da fare, ancora, ancora calcio d'angolo, questa volta Rugle la gioca su Eros Brescia che non controlla e mette fuori. Comincia a scaldarsi anche la partita, verticalizzazione per Sesto che si gira, inciampa sul pallone, Melosi cercava di andare via ma numero 5 lo muscio, lo ferma. Melosi scarica per su Molinari, verticalizza, sbaglia Sesto ma recupera immediatamente Molinari in mezzo per Rugle che cerca in qualche modo di stoppare il pallone, non riesce, si riprenderà con una rimessa laterale per l'Amo Sportiva. Intanto esce il numero 7 Rugle, entra il numero 9 Baga, il capitano. Verticalizzazione, tentativo di verticalizzazione per il Master Team, ma niente da fare. Baga riprende dal fondo, scarica Melosi, pressato, verticalizzazione per Molinari, tra due uomini, cerca e ottiene la rimessa laterale, si riparte, Melosi allarga subito per Brescia, Brescia verticalizza per Baga che va giù, potevano esserci gli estremi per un calcio di rigore ma non è così, si riparte con Edoardo Melosi che sbaglia, recupera il pallone il Master Team che è costretto a ripartire dalle retrovie, numero 4
scarica sul 5 il numero Lomuscio, li scarica sul numero 8 Perrucci e non si intende con il compagno di squadra Fazzarri. E il pallone finisce a lato. Un time out chiamato dalla squadra di casa. La partita si è accesa, è un secondo tempo che ha visto una Amor Sportiva pronta alla reazione, ma dall'altra parte anche un Master Team che non ha mollato il colpo, ha cercato il pareggio, voleva il pareggio ed è andato a trovarlo. Le due formazioni rientrano in campo dopo la pausa tecnica. Rimessa laterale per l'Amor Sportiva. Formazione attuale dell'Amor Sportiva vede Melosi, Baga, Mangano e Brescia. Mangano scarica su Melosi, allarga per Baga, restituisce il pallone a Melosi, si accentra, verticalizza per Brescia, gioca indietro per Baga che verticalizza immediatamente per Mangano, cerca di controllare il pallone che si alza e finisce in rimessa laterale per la squadra di casa. Melosi verticalizza per Brescia che va a prendersi il pallone, Mangano scarica su Baga, Mangano ancora, scarica su Brescia, Mangano, Brescia ancora, scarica su Melosi, cerca la verticalizzazione per Baga che era in ritardo, il pallone finisce in rimessa laterale, batterà il numero 4 Fazzarri, lancio lungo per Sestu che prova il controllo di tacco ma il pallone finisce a lato. Melosi scarica su Baga, ancora Melosi, c'è poco movimento, verticalizza su Lillo, Sesto recupera il pallone, Sesto l'Amor si chiude, si deve tornare indietro, allora numero 4 della squadra ospite, attenzione, verticalizza per il numero 5 Lomuscio che però ancora trova il muro dell'informissimo Stefano De Marchi. Intanto Mangano ha ottenuto un calcio di punizione su trattenuta. Alla battuta Eros Brescia, tutto pronto per il tiro, Brescia scarica su Baga che ridà indietro per Brescia che va al tiro ma Sesto mette la gamba e rimessa laterale. Battuta rapida per l'Amor Sportiva, 1-2 tra fraseggio tra Baga e Brescia, quest'ultimo va al tiro ma nulla di fatto. Riparte il Master Team con Sesto nella nostra metà campo, l'Amor Sportiva si chiude bene, esce Mangano per intercettare il pallone, Perracci scarica su Coniglio che allarga subito su Sesto, calcia, il pallone finisce sotto le gambe di Villa ed è calcio d'angolo per il Master Team. Alla battuta Coniglio, ancora calcio d'angolo, scarica sul numero 8 Perrucci, intercettato da Brescia, ancora Perrucci è costretto a ritornare indietro, scarica sul 4, tentativo di 1-2 tra il numero 10 Sesto e il numero 4 Fazzarri, il quale è stato fermato in modo scorretto e falloso dal nostro numero 10 Mangano. Punizione quindi per il Master Team, Coniglio e Sesto sul pallone, De Marchi posiziona la barriera composta da Mangano e Villa, numero 8 Perrucci, Sesto va al tiro, la palla termina sul fondo, si riparte subito, Baga scarica per Brescia, ancora 1-2, ancora verticalizzazione per Villa che tenta uno stop di tacco,
ma niente da fare, la palla finisce a lato. Allora si riparte, riparte il Master Team. Verticalizzazione per Coniglio, pressato da Baga. Coniglio scarica su Fazzarri, che tenta un gioco, una giocata di prima su Sesto, non riesce a controllare il pallone e finisce così. Lillo stoppa il pallone, Coniglio ne esce bene, contropiede del Master Team, 1-2, è venuto male tra i giocatori della squadra ospite. Coniglio riesce a servire il pallone a Perrucci, che controlla male e regala una rimessa laterale all'Amor Sportiva. Villa avanza col pallone, verticalizza per Baga, che controlla male e il passaggio di ritorno lo effettua in modo errato, regalando una rimessa laterale per la squadra avversaria. Perrucci prende il pallone, gioca dietro a Coniglio. Coniglio allarga subito per il numero 4 Fazzarri, per il numero 9 Bianchi, che va al tiro, ma ancora De Marchi riesce a salvare. Lancio lungo per Mangano, contropiede del Bianchi in profondità per il numero 4 Fazzarri. L'Amor Sportivo un po' in difficoltà in questa frazione di gioco. Mangano scarica per Villa, immediatamente per Baga, indietro per Villa, alza il baricentro il Master Team. Eros cerca il pallone, ma Fazzarri lo chiude. Grassilli, lancio lungo, anticipa Baga, Mangano allarga per Brescia. Villa tiene il pallone, non c'è spazio, si deve tornare indietro, era pressato, non riesce a servire nel modo ottimale Baga, e il Master Team guadagna una rimessa laterale pericolosa. Bianchi in mezzo per Perrucci, che va al tiro, fortunosamente finisce fuori. Baga verticalizza per Brescia, che tenta di andare via. Fallo per la squadra di casa. Sul pallone Baga. Un po' sul fiato forse la squadra di casa. Vediamo che il mister dell'Amo Sportiva dà consigli, schemi forse per la battuta della punizione. Brescia! Brescia! Incredibile! Mette in mezzo sul secondo palo, che trova un Baga liberissimo, che di piatto a tu per tu col portiere non sbaglia e sigla il 3-2. Amor si porta nuovamente in vantaggio, Amor 3 Master Team 2. Le reti doppiette di Rugle, che è appena rientrato, e del capitano Gabriele Baga. Coniglio ancora? Esce il numero, l'autore del gol, Baga, entra il numero 11 Francesco Melosi. Qualche tafferuglio tra Villa e il numero 6 Coniglio per un'irruzione in area del Master Team. Si riprende Villa cerca un lancio lungo per Melosi, la palla finisce in mezzo e Bianchi e Rugle si scontrano. Rugle sembra aver accusato di più il colpo rispetto all'avversario. Giocatore ancora a terra, l'arbitro si accerta delle condizioni del giocatore. Zoppica Rugle, ma si rialza, si riprende, palla per Coniglio. Coniglio si accentra, scarica sul numero 4 Fazzarri, verticalizza per il numero 8 Perrucci, prestato immediatamente da Mangano. Rimessa laterale per l'Amor. Mangano scarica su Villa, lancio lungo di Villa, che finisce tra le braccia di Grassilli, che rilancia subito per Bianchi. Bianchi prestato da Melosi, raddoppio di Perrucci, Villa è costretto a spazzare. Ricordiamo, Melosi ha ammonito nel primo tempo. Coniglio scarica per sul numero 10 Sesto ci prova, e ancora una volta lotta
ottimo, De Marchi riesce a salvare la propria porta. Subito, si riprende subito, Coniglio scarica su Sestu. Bianchi! Gioco di gambe, va via Mangano ma non riesce a trattenere il pallone in campo. Melosi cerca di trattenere il pallone con l'intervento di testa, però serve Bianchi dall'altra parte. Rimessa laterale, attenzione! Attenzione! Rimessa laterale, Bianchi serve immediatamente Perrucci che in corsa a tu per tu con De Marchi calcia fuori Amor Graziata. Tiene palla Francesco Melosi, Mangano cerca di andare via, riesce tra tre ed è costretto al fallo il numero 8 Perrucci. Fallo per l'Amo Sportiva da una posizione importante. Sul pallone Rugle, Villa e Mangano. Si presterà però a calciare Villa, il numero 6 dell'Amo Sportiva. È pronto? Va diretto a calciare! Grasilli, grande parata sulla punizione perfetta di Villa. Pallone finisce a De Marchi, subito scarica su Villa. Lancio lungo per Lucre. 1-2 con Mangano. Va via! E Bianchi lo mette ancora giù. Attenzione, quinto fallo per l'Amo Sportiva. Ottimo gioco di gambe. Finta e controfinta del nostro numero 10. Il numero 9 è stato costretto al fallo. Quinto fallo per l'Amo Sportiva. Ancora Villa sul pallone. Vediamo che c'è anche un Melosi molto libero sul lato destro della barriera. Villa, Villa si appresta a tirare. Calcia sulla barriera. Pallone arriva De Marchi che subito prontamente lancia su Super Rugle, niente da fare, adesso si riprende con una rimessa laterale del Master Team. Coniglio scarica per Rucci, ancora Coniglio, pressato da Mangano. Un'ottima Amor Sportiva in questo momento, non sta concedendo davvero niente. Lancio lungo del numero 10 Sesto che arriva tra le braccia di De Marchi. Finisce 3-2 per l'Amo Sportiva. Rucle, Rucle e poi Baga. Prima partita molto importante. Prima partita, prima vittoria. Ottima partita e ottima prestazione dell'Amo Sportiva. Ha concesso un po' nel primo tempo, ma la reazione soprattutto di grinta e determinazione nel secondo ha fatto sì che di portare a casa i tre punti. Ecco le squadre escono, si salutano, vanno a ricevere i meritati applausi del pubblico. Partita corretta, non ha presentato nessun problema dal punto di vista disciplinare.